grazie a tutti voi, grazie a voi che avete sensibilità sociale e sensibilità politica, e cerchiamo di mantenere questa manifestazione con questo spirito, uno spirito di pace e uno spirito di contestazione. Grazie a tutti voi. Sarà una gran bella giornata, sarà una giornata tranquilla di assedio col sole, assediati dal sole e dai notave. Quindi la giornata è buona, il segnale credo che lo daremo a tutti. Questa settimana non sono rimasti tranquilli un minuto, uno dei nostri è ancora all'interno dell'area nel presidio, continua a muoversi come vuole, va e viene, quindi diciamo che noi continuiamo a resistere. Ecco. Ma è vero appunto che oggi si cercherà fondamentalmente con questa manifestazione di riconquistare il quartiere? Noi non siamo oggi per una manifestazione di riconquista, anche perché il cantiere non è stato fatto, hanno fatto un fortino per loro, quindi non è un problema. Noi non mettiamo mai limiti alla provvidenza e alle cose che possono succedere, però oggi l'ordine della giornata è andare a assediare la Maddalena. Questo è quanto. Poi quello che succede, succede. Ecco. Siete riusciti a fare diventare la vostra questione una questione di tutta l'Italia, è un motivo d'orgoglio? No, è che è una questione di tutta l'Italia, il problema è questo, non è che noi l'abbiamo fatta diventare, finalmente qualcuno ha capito. Cioè, voglio dire, vi rendete conto la finanziaria che ha fatto adesso Tremonti? Il TAV non c'è dentro, deve farne un'altra, e questa roba qui è tutta pagata da noi. Allora, dicono che perdiamo i soldi europei, allora i soldi europei sono 650 milioni di euro, no? All'Italia dovrebbe aspettare circa 450 milioni di euro, se va bene, no? Ma attenzione, quello rappresenta un terzo. Prima di darci un centesimo, l'Europa vuole che noi abbiamo pagato i due terzi. E i due terzi fanno 900 milioni di euro. Andate a chiedere a Tremonti dove li trova i 900 milioni di euro. Fanno un'altra finanziaria, tagliano un altro pezzo di pensioni, si paga ancora di più i ticket sanitari, vi taglieranno anche i soldi della scuola, vi manderanno tutti a lavorare dove che non ci sono più i soldi. Questo è il dramma, per questo che interessa tutta l'Italia. A noi devastano il territorio, ma a voi devastano le tasche, questo è il problema. Dicono tanto che porterà occupazione. No, non lo dicono già più. Ieri Giachino ha detto quando sarà allora, finita. In testa al corteo ci saranno le quando famiglie, sarà bambini, finita ci sarà la possibilità di avere 2 o 3 mila posti di lavoro nel settore della logistica. Che vuol dire a Novara? È chiaro? Questo è il problema. Allora, queste cose qui bisogna mettersele in testa, ma siccome quest'opera qui non finirà prima del 2050, ammesso dovessero mai cominciarla, voi capite che neanche i vostri nipoti, ma lo Stato a quell'epoca sarà già assaltato, sarà già morto, non c'è più una lira. Guardate che noi stiamo peggio della Grecia, stanno cercando di nasconderlo, ma stiamo peggio della Grecia. E vedrete che cosa succederà quest'autunno. Quest'autunno ci faranno pagare anche l'aria che respiriamo.